Questo è il mese delle vacanze, quindi chi può fa armi e bagagli e parte. Però c'è una bella differenza tra vacanza e viaggio. Un viaggio, per esempio, come quello che fece Hervé Gencourt, commerciante francese. Lui per la verità non lo voleva neanche fare quel viaggio, ma accade che un'epidemia rovina tutti i bachi da seta, sia in Europa sia in Africa, e quindi l'unica scelta che gli rimane da fare è prendere i suoi fagotti, i suoi bauli e partire per il Giappone. E come tutti i viaggi, anche questo riserva delle sorprese, qualcosa che non ti aspetti, qualcosa che della seta ha la delicatezza e la forza, qualcosa che accarezza, ma che non si spezza. In Giappone viene accolto in un bellissimo palazzo da un signore enigmatico che si chiama Arakei, che gira continuamente in compagnia di una ragazza bellissima con il volto di una bambina. Fra lui e lei, fra il commerciante e lei, nasce una specie di attrazione profonda e delicata, proprio come la seta, qualcosa che ancora non sa, ma gli rimarrà attaccata per molti e molti anni. Per molte volte, Hervé Gencourt viaggerà sullo stesso percorso, tornerà in Giappone per i bachi e per la speranza di incrociare ancora quello sguardo. Giappone-Francia, Francia-Giappone, Giappone-Francia. Una volta dopo l'altra, molte volte, parte per i bachi e torna appena in tempo per la messa granda. Torna da sua moglie Hélène perché, già, c'è anche una moglie. Tutto questo va avanti fino a che in Giappone scoppia la guerra civile, il paese è distrutto, ma Hervé Gencourt, dopo mille peripezie, riesce a trovare la carovana di Arakei, ma la ragazza con il volto da bambina non c'è. E Arakei gli consiglia, lo invita a non tornare in Giappone mai più. Solo qualche tempo dopo Hervé riceverà una lettera composta in ideogrammi giapponesi in cui la ragazza gli rivelerà il suo amore, ma nello stesso tempo gli dirà addio per sempre. L'uomo quindi riprenderà la sua vita, una vita felice per la verità, nella quale solo ogni tanto emergono dei momenti di malinconia, come un velo per quello che poteva essere. Momenti leggeri e inconsistenti, ancora una volta, con la stessa sostanza della seta. Il racconto però non finisce qui, ha un colpo di scena finale molto dolce, molto delicato, che permetterà a Monsieur Hervé Gencourt di passare serenamente gli ultimi anni della sua vita, scoprendo il valore dell'amore e facendo sì che il Giappone non sia più una nuvola che oscura il sole, ma un bel ricordo da condividere.